Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vediamo come sbloccare la campagna di Sottomonte. Quindi siamo qui all'enclave del protettore, qui abbiamo il nostro sergente Knox e clicchiamo qua sul tavolo dietro di lui. Prendiamo questa missione, un invito importante, e andiamo a incontrare Lord Neverember nella maschera della pietra lunare, ok? Quindi se avete il VIP potete cliccare qui, teletrasportati alla maschera della pietra lunare. In alternativa, se non ce l'avete, andate qua. Dove andate qui, in questa porta qua. Come vedete, veniamo trasportati, teletrasportati alla maschera della pietra lunare ed entriamo dentro questo edificio. Ok, siamo dentro la maschera della pietra lunare, andiamo qua, entriamo dentro sta porta, parliamo con questo. Thank you for coming. Yes, a most convincing vision. Of a portal gate. Mysteriously appearing somewhere familiar. Beyond it lies a vast dungeon and the greatest treasure you can imagine. Our associate in Waterdeep was the first to contact me. That tree has appeared to everyone on the Sword Coast. It promises them that beyond the portal gate, their greatest desire awaits. Yes. Even in the deepest jungles of Chort, these portal gates are luring people to Undermountain, never to return. The big question is why? Alistair Blackmore, the mad mage of Undermountain, must be behind it. Alistair or one of his apprentices. And that's not all. The knot in the weave of Undermountain is growing. Have you felt a surge in your potential? A worrying effect with disturbing timing? This council came to Lord Neverember, and his solution was you. Come al solito ci dicono che noi siamo gli unici che possiamo fare qualcosa e quindi ci danno, come si dice, fanno gli scaricatori di porto, ci danno tutte le cose a noi da fare. Ok, a questo punto apriamo lo scrigno, ci dà tutta questa serie di oggetti qua, ok? Quindi prendiamo tutto. Ora, molti di questi oggetti potrebbero non servire, ok? Ok, andiamo. Dopo questa lunga smanettata di equipaggiamento, andiamo, clicchiamo qua e viaggiamo. Ok. Parliamo con questa. Take my extra longbow. I can spare that much. It's tied to the starboard rail. Stiff as sand. Sbarchiamo a terra. Ok, ci potenziamo un po', poiché il personaggio non è fortissimo, è un po' piccolino. Come vedete, sono bassino, sono a livello 72. Non ho campagne e niente, quindi non so come reagisce contro questi nemici. Ok, un piccolo cambiamento, questo va qua. Ok. Ok. Okay.
E abbiamo fatto. Quindi parliamo con Tizio qua. Ok, parliamo con tutti. Andiamo a sottomonte. Adesso qua dobbiamo combattere contro dei nemici. Contro altri nemici, anzi. Vedere. Ah, ok, non c'ho l'ultima. Ok. Devo rifare la build. Che non va bene questa. Addestramento gratuito, ok. Giudice. Ok. Allora era sotto, mi pare. Mangia la morte, il potere incontro che consuma veleno. Ok, era sotto. Ok, era sotto. Sopra, sopra, sopra. E l'ultimo sarà sotto. Che non c'ho, che non posso mettere. Quindi, lancio della fede. Questo va qui, questo va qua e questo va qua. Il super provvidenza celestiale e io metterei questo ma non posso, di conseguenza metto guardiano della fede. Passive, infliggi 5% di danno e divinità, perfetto. Ok, allora quindi devo riaddestrare tutto. Destrezza, intelligenza. Ok. Ok, conferma modifica. Destrezza la metto per la severità critica e l'intelligenza per il danno magico. Se fossi endgame, diciamo, potrei fare a meno della destrezza, poiché mi ritroverei forse la severità critica più alta e metterei comunque carisma, che mi aumenta tutte le statistiche, grazie all'influsso del compagno, ok? Ma dato che sono basso, metto violenza del colpo critico. Questo lo chiamiamo oracolo. Oracolo divino. DPS, oracolo divino. Giusto perché ci piace essere un po'. Come si dice, ci piace un po' mantenere il vecchio stile. Qui possiamo prendere la cavalcatura, basta che seguiamo la strada, schippiamo tutto in modo da arrivare in fondo, saltare tutti i nemici e fare prima. Ok, siamo arrivati. Questo dobbiamo tirar giù subito perché altrimenti ci blocca. Ok, andiamo in fondo. Skippiamo tutto così evitiamo tutti i nemici. E abbiamo sbloccato il portale spalancato, ovvero la campagna di Sottomonte. Quindi, da qui in poi, parliamo con questo al bar. Vedete? Ok. Cerca informazioni, bla bla bla, mi sta bene. Ok. E questa è la prima missione che ci dà. Ok.
Questa è la prima missione della campagna di Sottomonte. E mano a mano che andiamo avanti con le missioni sbloccheremo tutti questi riquadri qui fino ad arrivare qua su in cima. Una volta arrivati qua su in cima avremo completato la campagna di Sottomonte e tramite le spedizioni master che andremo a fare in futuro e completeremo in futuro, noi praticamente dov'è? Ok, eccolo qua. Con questo personaggio qui, vedete, ci dice equipaggiamento, tutte le cose. Con le spedizioni master che completeremo guadagneremo questi sigilli, ok? Che sono i sigilli di Sottomonte. Tramite questi sigilli noi potremo prendere tutti questi pezzi che vorremo di livello oggetto 940 e praticamente questi oggetti qui sono i migliori oggetti per i Neo livello 80, ok? Quindi quando arrivate a livello 80, diciamo, per iniziare a cercare oggetti migliori, questi sono quelli base, ok? Quindi comunque se vi equipaggiate con tutti questi oggetti non sbagliate, ok? Poi comunque sia tramite le spedizioni master voi potrete trovare oggetti migliori anche di questi, ok? Però fondamentalmente questi per iniziare sono la base, ecco. E niente, anche questo video è finito. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare un bel mi piace o non mi piace. Come sempre, se volete vedere le live di Twitch trovate il link in descrizione. E detto questo ci sentiamo al prossimo video. Ciao ciao! Gli oggetti del compagno li tenete tutti, caso mai non li aveste, ok? Vedete, c'è del compagno e del compagno. E quindi andranno qua. Poi gli anelli questi li possiamo togliere, le armi volendo pure, vediamo un po'. Allora, ok, quest'arma di Sottomonte mi dà più statistica rispetto a quelle che ho io e quindi me la piglio. Ok, mi dice che non ho spazio nell'inventario, quindi facciamo così, equipaggiamo queste armi, ok, poi mettiamo questi anelli nella banca in modo da raccimolare un po' di spazio, poiché devo togliere le pietre. Devo togliere le pietre dagli incantamenti, le pietre di incantamento dagli oggetti. Quindi, dicevamo, togliamo questa pietra e la mettiamo nell'arma che ci dà più statistica. Come vedete, l'arma che equipaggiamo adesso ci dà 1000 e quella che avevamo prima è quasi la metà di meno. Quindi è meglio quella nuova. Qui dovrebbe essere uguale. Esatto, ok. E quindi è meglio così. Poi allora, queste pietre togliamo tutte, che le mettiamo nei nostri anelli. Quest'anello lo possiamo equipaggiare, poiché come vedete ci dà molta più statistica rispetto a quello che abbiamo. E quindi lo andiamo a mettere. Quest'altro anello uguale, 7000 penetrazione, quindi mettiamo anche questo. Poi questo manufatto lo togliamo e ci prendiamo questo manufatto qui, amuleto porta sfortuna, poiché ci passa 1800 potere. Poi vediamo cos'altro abbiamo, la maglia,
questa maglia 3000 potere contro la maglia che abbiamo addosso 3200 potere. Punti ferita più o meno siamo lì. È molto meglio la nostra maglia che abbiamo già addosso, quindi ci togliamo l'incantamento e mettiamo quell'incantamento sulla nostra maglia. Ok, vediamo i pantaloni. Anche i pantaloni sono meglio quelli che abbiamo, quindi togliamo l'incantamento. Allora, facciamo un piccolo cambiamento qui di incantamento. Mettiamo questa pietra radiosa in attacco e questa pietra oscura in difesa. Ok, allora. Qui l'armatura che ci dà lui, 5% di danno sottomonte. Non ci dispiace affatto, 3000 potere, 3600 potere. Io direi che è ancora meglio quella che abbiamo addosso, quindi. Ok. Mettiamo la radiosa in attacco. Questa come punti esperienza. Poi vediamo un po' le braccia. I tuoi attacchi hanno la probabilità di causare paralisi. I bersagli sotto l'effetto possono essere storditi. I tuoi attacchi possono produrre un po' di oro extra. Non ci frega niente. E ci prendiamo la pietra. Non posso perché ho finito l'oro, quindi ci prendiamo un po' d'oro. Rimuovi intatto, ok, rimettiamo quello che avevamo, ok. In piedi, vediamo questi se sono meglio oppure no. Direi di no. Quindi togliamo la pietra anche dai piedi. Qua. Questa lo togliamo. Ah beh, difesa, ok. Attacco. Ok. Qui vediamo sta cintura che ci dà 2000 penetrazione. Vabbè, la prendiamo solo per toglierci la pietra. Ci rimettiamo la nostra cintura. Qui facciamo la stessa cosa. Rimettiamo la nostra. Io gli anelli qui, dato che non mi danno due slot di attacco, li tolgo. Come vedete, slot di difesa e attacco, slot di difesa e attacco, quindi io non li voglio, per quanto siano più alti, e voglio i miei che mi danno due slot d'attacco. Ok, mettiamo le nostre pietre. Qui abbiamo una testa, lapislazzuli, ok, 3091 potere. Allora, prendiamo questa pietra, ok, thank you.
Vabbè, mettiamola qua. Ok, allora. Penso che ho tolto tutto. Allora, questa è la secondaria. Quindi la raffiniamo, che non ci interessa. Questa lo convertiamo, che non ci interessa. Questo lo eliminiamo, che non ci interessa. Questo lo convertiamo, non ci interessa. Questa abbastanza bruttina. E questa invece, insomma, tra tutte e due non è che. Allora, questa la convertiamo. Ok, questo lo eliminiamo. Ok, questo lo spostiamo qua. Questa roba qua la convertiamo tutta, che non ci interessa. Vediamo un po' come aspetto. No, non ci piace. Questo non lo posso vedere perché converti, converti e converti. Ok, qua questo è bruttissimo, converti, gli stivali fanno pena, converti e braccia, converti. Ok, e siamo pronti.